Buona serata, ben trovati, siamo in diretta al Fatto del Giorno, oggi studio particolare, lo vedete, siamo in una nuova ambientazione e conosciamo anche dei nuovi amici, a partire da Marco Sciammarella, grazie di essere qui, buonasera, che è il presidente di Allegro Moderato Onlus, ora presentiamo bene di che si tratta, con lui viene il dottor Alberto Fabio Podestà, grazie buonasera. Di essere qui, che è il direttore del reparto di pediatria, patologia neonatale del San Carlo di Milano, e conosceremo anche altri amici in questa prima parte della trasmissione, che parla per l'appunto di un'orchestra molto particolare, che è questa che vediamo qui sul nostro sito internet, si chiama per l'appunto Allegro Moderato e ha una composizione di tutto rispetto con un progetto molto importante che sta alle spalle. Prego. Ebbene, sì, Allegro Moderato sta facendo vedere l'orchestra, che è un po' il punto di arrivo di un lunghissimo percorso. Allegro Moderato è una cooperativa sociale, una cooperativa Onlus, che si occupa di educazione musicale per il disagio psichico e mentale. Quindi è una scuola di musica che rivolge i propri corsi speciali, con un'attenzione pedagogica, psicopedagogica abbastanza mirata, e cerca di fare musica con questi bambini, giovani e adulti, e con percorsi differenziati appunto di strumento, di orchestra, certo, di gruppi di musica da camera, abbiamo il coro, abbiamo la rock band, una realtà molto variegata e multiforme che cerca di, come dire, di tirar fuori il meglio delle potenzialità, certo, di questi giovani musicisti speciali e di permettere, grazie alla musica, di potersi esprimere. Quando nasce questa bella esperienza? Beh, Allegro Moderato, diciamo, si è costituita non da molto, diciamo, come cooperativa, sono 3 o 4 anni, ma è il, diciamo, il risultato, l'approdo di una lunghissima esperienza che ha quasi 20 anni, uh-huh, sulle spalle, chi ci lavora dentro, me compreso, che sono tra i senior, ecco, arriva da una serie di altre esperienze, di cooperative, di associazionismo, che da 20 anni si occupano del rapporto tra educazione musicale e disabilità, sostanzialmente. E questo, ovviamente, il dottore ci può aiutare a capirlo meglio, non è soltanto un ottimo modo per stare insieme, per fare socialità per ragazzi che ne hanno una necessità, ovviamente come tutti, ma ha dei giovamenti. In che modo? Questo programma vi ha moltissimi, moltissimi aspetti positivi, ricaduta ovviamente sia sui degenti, piccoli pazienti che sono in ospedale, uh-huh, e che hanno un impatto a volte con l'ospedale abbastanza brusco, perché chiaramente la malattia non è che aperta, certo, a nessuno, arriva e va a costituire una frattura su un percorso di vita di solito felice, e c'è un po' la paura e il mistero verso questo luogo poco conosciuto ai bambini, certo, e agli adolescenti. Allora, l'obiettivo ovviamente di tutti noi, al di là del cercare di curare il meglio possibile questi bambini, è far sì che la loro sensazione sia quanto più vicina alla realtà che vivono a casa. E allora, certo, ci sono tutta una serie di attività e di persone che cercano di portare ciò che non è malattia all'interno della realtà dell'ospedale. Tra questo, ovviamente, un ruolo fondamentale anche per la facilità, diciamo, di comunicazione è legato alla musica. E allora l'idea che Allegro Moderato e i suoi responsabili hanno avuto di portare all'interno dei reparti la musica come momento di comunicazione e in fondo di alleggerimento di quella che può essere una tensione legata a una, certo, malattia, ci è piaciuta moltissimo, e in questo senso siamo qua per portarla avanti. Anche perché c'è il raggiungimento, immagino, no, di un obiettivo. Abbiamo visto che poi tutto questo non è soltanto esercizio, ma porta a delle vere performance, no? Sì, certo, diciamo, l'orchestra Allegro Moderato fa concerti, diciamo, in tanti teatri italiani. Siamo appena tornati dalla Russia, siamo stati invitati a un grosso festival internazionale a Mosca, e fa concerti, diciamo, ovunque. L'aggancio con l'ospedale è proprio questo, che l'orchestra Allegro Moderato ha una particolare attenzione a essere presente nei luoghi un po' della fatica, del disagio, delle difficoltà. Quindi l'orchestra ha suonato nelle carceri milanesi, suona spesso negli istituti di ricovero per anziani, lavoriamo proprio sul territorio, nelle esperienze di base, soprattutto laddove c'è difficoltà. Dopo un concerto presso l'ospedale San Carlo, ecco, sì, come diceva il dottor Podestà, è proprio questa, l'idea è stata quella di provare
a portare un'orchestra, una piccola orchestra in corsia, e da un'esperienza, diciamo così, di volontariato un po' sporadica e discontinua, siamo riusciti a formulare un progetto sistematico grazie all'interesse e alla disponibilità dell'ospedale, del dottor Podestà, che è il primario della pediatria, mi viene da menzionare della professoressa Alessandra Guanzani, che è stata importante in l'organizzazione di questo progetto. E così abbiamo, diciamo, da gennaio, febbraio, con l'anno nuovo, partirà un progetto dove i nostri musicisti speciali, questa è la grande novità, cioè ci sono dei musicisti con disabilità che in veste di tutor, di insegnanti, diciamo, andranno a sostenere gli insegnanti, diciamo, ufficiali, ma saranno presenti per accompagnare e sostenere i piccoli pazienti della pediatria a suonare, a organizzare della musica lungo un percorso. Certo. Le chiedo, come accolgono le famiglie questo tipo di proposta? Perché magari qualcuno potrebbe dire: non ci sto, non mi va, perché ritengo la cosa non adatta, non utile, o magari una spettacolarizzazione di qualcosa che invece non dovrebbe essere. Dunque, come accolgono le famiglie questo progetto? Magari ci rivediamo a metà primavera, perché anticiperei un pensiero che certamente avrà un riscorso di realtà, peraltro. Però tutto questo tipo di attività che si declina certamente su aspetti musicali, ma anche su altri aspetti di volontariato, mi viene in mente il dottor Sorriso, la clown therapy e così via, in realtà viene accettato in maniera assolutamente positiva da parte della famiglia. Ma la cosa, a mio parere, importante, che va secondo me sottolineata, che non ne traggono beneficio solamente i piccoli bambini o i piccoli pazienti, e questo in fondo è abbastanza logico, ma ne traggono grande beneficio anche gli operatori, perché questo tipo di attività va a stemperare quella che è la tensione che spesso va a interessare un percorso di patologia. E tant'è che tutte queste attività spesso noi le abbiamo poste in essere anche in momenti di forte criticità, ad esempio, non so, il percorso che porta il bimbo in sala operatoria se è paziente chirurgico, piuttosto al paziente che deve essere sottoposto a delle indagini di tipo invasivo. Avere questo tipo di distrazione mentale aiuta effettivamente ad attendere in modo migliore questi tipi di percorsi. Non si guarisce, diciamo, attraverso la musica, però certamente la musica può aiutare. Dai vostri studi si aiuta, sì, l'ha usato credo più volte, sì, questo, no? Credo di sì. Ammorbidire la tensione. Assolutamente, cioè la componente psicologica di tutte le patologie più o meno espressa è importante. Se noi riusciamo a portare un momento di serenità e di sorriso in questi pazienti, certamente il nostro compito viene facilitato. Chiaro. Ora, la curiosità viene, però, perché chi ci sta guardando dice: sì, bello, vedo le immagini, sento ma che suonano? Perché poi magari uno è esperto, no? Che suonano? Cosa suonano? Come si sceglie una composizione musicale o nel caso di un concerto? Vedo c'è anche un concerto di Natale che sta per arrivare. Che suonano? Beh, noi siamo un'orchestra sinfonica a tutti gli effetti. L'orchestra è composta da una ventina di musicisti speciali e da altrettanti insegnanti e musicisti professionisti, e suoniamo musica classica, quella che viene chiamata musica classica, musica colta, quindi tutto quello che è il repertorio della grande tradizione sinfonica europea e oltre. Insomma, è chiaro che noi partiamo da questa letteratura musicale e la riarrangiamo per permettere a tutti di poterci stare dentro. Dico sempre che la grande musica è proprio grande perché c'è spazio per tutti. C'è, come dire, la possibilità dentro la grande musica di esprimersi, di trovare. Però qui mi perdoni, prego, perché chi ci sta guardando dice: sì, però c'è una contraddizione, nel senso che tra le tante attività a distrazione si poteva fare una bella partita di calcio. Sono capace anch'io, se mi metto in mano un violoncello non saprete che parte. Questo è molto più complesso da insegnare e arrivare al punto in cui ci si diverte, hai voglia, no? All'inizio si fa un gran baccano e basta. Io sono un pessimo musicista, però ascoltate questi, professionisti direi, perché i risultati sono incredibili. Cioè io ho ascoltato questi concerti e devo dire che i risultati sono proprio notevolissimi. La parola è chiaro che diciamo questo progetto, soprattutto dentro l'ospedale, non ha mira a formare degli studenti di strumento, non mira a preparare nessuno a un esame in conservatorio. Il suonare insieme un violoncello, un contrabbasso, tutti gli strumenti dell'orchestra all'interno di un'aula dentro
dentro la corsia di pediatria serve proprio a creare, ci sono metodologie tecniche effettivamente che permettono, come dire, di affrontare subito un pezzo di Beethoven senza conoscere nemmeno una nota. Ma perché Beethoven è stato così intelligente musicalmente da permettere, come dire, a tutti, anche con un gesto molto semplice, anche con pochissime note, di poterci entrare dentro il meccanismo musicale. Gli insegnanti hanno la loro discreta preparazione che consente proprio, come dire, di far spazio a tutti. Quindi non andiamo ad avere grandi, diciamo, esecuzioni, non ci interessa la qualità tecnica, certo, ci interessa l'intesa musicale, la grande intesa già musicale. Già di per suo è difficile. Abbiamo parlato di concerti di Natale, vedo un appuntamento qui, ma ce ne sono altri, tra l'altro, anzi, settimana fitta, 20, 22 e di nuovo il 20. Che concerti sono? Dove sono? Così diamo qualche bel appuntamento. Grazie. Allora, il 20 siamo all'ospedale San Carlo, proprio c'è un concerto, diciamo, di una giovane orchestra, e parteciperà non l'orchestra Allegro Moderato ma un gruppo di musica da camera, quindi un gruppo ridotto che va a completare il programma musicale di questo concerto, mentre la sera l'orchestra sarà ad Assago, nella chiesa di Santa Maria se non sbaglio, con un grosso concerto organizzato dalle istituzioni locali, mentre il 22, domenica 22, saremo in Santa Maria delle Grazie e faremo un concerto natalizio insieme a un grosso coro dell'area milanese, così, il nostro modo per fare gli auguri alle nostre famiglie. Che emozione, che bello, bellissima questa emozione. Emozione mi sembra il termine, direi, più adatto, perché effettivamente sentire questi ragazzi che suonano suscita emozione. La musica è emozione, è un momento di comunicazione, direi, assolutamente intenso, ma la parola esatta, quello che ho provato ascoltando questi ragazzi, è emozioni, emozioni forti, belle, di cui noi li ringraziamo ovviamente. Permetto di invitarvi se volete venire a sentire, no? C'è una bellissima chiesa in San Carlo con un'acustica, devo dire, anche notevole. E noi oggi, ora io devo, sa perché, devo ringraziare e salutare il dottor Grazie Alberto Fabio Podestà, direttore pediatria patologia neonatale del San Carlo, perché abbiamo davvero un ospite speciale e mentre si accomoda chiedo di nuovo a Sciamarella, ma per fare questo servono dei finanziamenti, ho visto, no, la ricerca, insomma, di fondi, non è che viene a gratis questa assolutamente roba. No, questo progetto che partirà nei prossimi mesi presso l'ospedale San Carlo riesce a prendere forma grazie all'intervento, all'interesse, all'intervento, al sostegno concreto di tre grosse fondazioni che, diciamo, che a noi ha proprio stupito l'interesse di così tante fondazioni diverse, e le cito perché è giusto e doveroso farlo, quindi la fondazione, diciamo, la fondazione Cariplo, la fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona e la fondazione Enel Cuore, che sono state fondazioni importantissime che appunto hanno creduto in questo progetto e permetteranno quindi di allestire la sala musica con tutta l'attrezzatura, gli strumenti necessari, anche per, come dire, sostenere tutti i costi, diciamo, organizzativi che dietro questo progetto ovviamente però voglio dire immaginare. Lei giustamente sta usando le parole giuste e pacate, però le famiglie daranno dei contributi, le fondazioni, però ogni aiuto è ben accetto in assolutamente caso. Ah, quindi, ho capito, sotto mi sta... col portafoglio, ho signori, capito, va bene, no, insomma, no, non lo dico io perché giustamente lei deve fare il suo. Abbiamo il piacere di avere qui Matteo Asnaghi, grazie di essere qui con noi e bentrovato, che è uno dei musicisti, e lo abbiamo visto poco fa, dell'orchestra Allegro Moderato, che suona il violoncello. Sì, io suono il violoncello già da 10-12 anni ed è uno strumento abbastanza difficile, ma allo stesso tempo molto, molto bello da suonare, anche perché tutti quelli che mi vedono e dicono... io non, diciamo che non riuscirei a suonare quello che sta suonando lui e nel modo in cui lo sta suonando. Perbacco, quindi non dirlo a me, io non userei no suonare. No, infatti mi fanno sempre i complimenti e... Quindi già prima di iniziare l'esperienza con Allegro Moderato un po' di dimestichezza c'era, poi questo ha fatto sbocciare, insomma, la voglia, immagino, di suonare insieme, no? Esatto. Questo è il bello. Cosa si impara di più? Cioè, uno ha già la passione magari per il singolo strumento, però qui siete un bel gruppo, no? Anzi, poi ognuno porta le sue esperienze, i suoi problemi, le sue virtù e tutto quanto. Beh, allora, cosa si impara? Si impara a stare insieme, cioè prima si fa lezione individuale, quindi si impara il singolo strumento, dopodiché si impara a stare insieme, quindi
a fare un concerto, appunto, a stare insieme, quindi a creare musica insieme. Ma così noi suoniamo il pezzo che dobbiamo fare, tipo Beethoven, e questo ci permette anche di coinvolgere anche il pubblico che ci segue. Infatti qualche volta mi è capitato di vedere proprio la partecipazione del pubblico quando noi facciamo questi concerti. Che suona, insomma, canta, suona, esatto. Batte le mani, immagino, partecipa. E qual è invece, visto che abbiamo visto diversi momenti, quello dell'esercizio, il momento del gioco, dello stare insieme, dell'allenamento e poi anche della performance finale. Qual è il momento più emozionante? Quello dove, insomma, tu ti sedevi magari personalmente, no? Quello dove c'è più emozione? Beh, il momento dove c'è più emozione, diciamo, è il momento finale, cioè il concerto vero e proprio, che si vede appunto tutto il lavoro che si è fatto, ma non intendo solamente il lavoro che si è fatto in due o tre prove, intendo anche il lavoro di tutto un anno, anche quello... Certo. Ecco. Insomma, quello che sta dietro, no? Assolutamente. Dietro le quinte. No, vorrei dire una cosa, se posso aggiungere velocemente, no? Dato che Matteo è qua, che Matteo, che adesso forse lo dirà velocemente anche lui, diciamo, ha un ruolo molto particolare dentro il progetto presso l'ospedale San Carlo, la pediatria dell'ospedale San Carlo, perché lo seguirà anche con uno sguardo più attento, perché poi Matteo si sta laureando e la sua tesi proprio sarà intorno a questo progetto. Laurea in? Laurea in sociologia. Eh beh, giusto, quindi più sociale. Assistente di così. Sociale. Non ce n'è. Meraviglioso, io trovo questa un bello spazio televisivo, perché voi siete davvero bravi. In bocca al lupo per le vostre grazie. Esperienze al San Carlo, che con voi è al lavoro adesso. Grazie quindi a Marco Sciamarella, che è stato grazie, qui con sera, noi, Matteo Snaghi, e complimenti per il tuo lavoro come violoncellista. È stato qui appunto Alberto Fabio Podestà poco fa. Grazie a voi di aver seguito questa prima parte, ma restate con noi, perché adesso nella seconda parte una protesta che sta infuocando Milano e riguarda tre parchi. Uno è quello di Trenno, Parco delle Cave, Bosco in Città, che sarebbero lacerati da un'infrastruttura che qualcuno ritiene sciagurata. Tra poco.